freddo. Andiamo a registrare la seconda puntata di A Scuola da Zanzo, dai. Allora, ok, però non posso registrare visto così, è meglio cambiarsi. Oh, molto meglio, siamo più comodi. Partiamo subito quindi con la registrazione, ci vediamo tra poco, subito dopo la sigla, bella! Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi siamo qua con la seconda puntata della serie A Scuola da Zanzo. Oggi inizierò col farvi vedere alcuni dei tool che possiamo utilizzare all'interno del programma. Spero poi di riuscire entro i primi giorni della settimana prossima a portarvi la terza puntata, dove praticamente vi farò vedere come creare un banner per i vostri video di YouTube, tipo quello che apparirà adesso qua sotto. Apparso? Ok, perfetto. E niente, poi man mano andremo sempre più avanti cercando di farvi avere episodi per, diciamo, migliorare i vostri video su YouTube, piuttosto che consigli per andare a editare al meglio foto o altro. Quindi iniziamo subito facendo questa piccola promessa. Adesso vi parlerò dei primi tool, i primi 5 diciamo che abbiamo qua. Ve ne parlo velocemente e poi vi farò vedere la loro funzionalità. Quindi il primo è il tasto sposta, ci permette praticamente di andare a spostare all'interno dell'area di lavoro uno o più file. Il secondo è il tasto selezione, praticamente possiamo andare a selezionare appunto una parte dell'immagine che stiamo cercando di editare. Tenendo premuto il tasto sinistro abilitiamo, diciamo, quello che è un menu tendina e abbiamo più tipi di selezione, abbiamo la selezione ellittica, la riga, la colonna, eccetera eccetera. Poi c'è lo strumento lazzo, che è lo strumento per andare a selezionare, a ritagliare parti di immagini. Il primo è a mano libera, diciamo, il secondo invece segue delle linee che noi andiamo a tracciare e il terzo invece va a seguire praticamente in modo magnetico appunto il contorno di una determinata immagine. Il quarto strumento è la penna magica, che è lo strumento di cui vi ho accennato qualcosa anche nella prima puntata. Se non l'avete vista, visto che ho parlato dell'area di lavoro in generale e ho fatto vedere come creare un nuovo documento, vi lascio il link qua, qui, per cliccare sulla mia mano. E serve appunto per andare a selezionare una parte dell'immagine in base al colore che ha quell'immagine. Quindi se io ho una parte dell'immagine tutta grigia, selezionandola mi selezionerà tutta quell'area grigia e potrò andare a eliminare. Il quinto strumento è il tagliarino, io personalmente non lo utilizzo mai, non saprei nemmeno cosa dirvi. Il quinto è lo strumento contagocce, che serve per andare a campionare un colore preciso all'interno dell'immagine. Quindi iniziamo subito facendovi vedere la funzionalità di questi 5 tools su 6 dello strumento italiano. Non ve ne parlerò, se riesco a parlare in italiano. Quindi vado ad importare un file normalissimo qua. Ok, ho delle texture sul desktop, utilizzeremo queste. Volevo salutare Martelli 13, sempre colpa tua, e dirti una cosa. Io oggi ti ho fatto un background con Photoshop. O lo metti sulla tua pagina di YouTube o quella di Facebook. Ok, se non la metti sarà prima o poi un'altra fiera tipo Games Week, perfetto, andiamo avanti. Questa piccola parentesi ci interessava,
Ok, allora lo strumento sposta ci permette di spostare questa texture da questo nuovo file che è stato creato al nostro senza titolo 1, che è la nostra area di lavoro. Come possiamo spostarla? Possiamo spostarla in tre modi: trascinandola così, quindi tenendo premuto, spostandoci sull'altra area di lavoro e importandola, oppure facendo doppio clic sul suo livello, dando l'ok lo andiamo a sbloccare, infatti è sparito il lucchetto. E poi la spostiamo, vedete in questo momento allo spostamento libero, prima ce l'aveva bloccato all'area di lavoro, la spostiamo nell'altro documento, molto simile al precedente. Oppure il terzo, che è quello che utilizzo io, è premendo CTRL A andiamo a selezionare l'intera area di lavoro, CTRL C andiamo a copiare, ci spostiamo nell'altra area di lavoro, CTRL V e lo andiamo a incollare. Molto semplice. Eliminiamo questi due livelli che non ci interessano e poi all'interno dell'area di lavoro lo possiamo spostare a nostro piacimento. Sì, lo so, va a scatti. Quando mi arriverà il computer nuovo non andrà più a scatti. Per il momento, ragazzi, abbiate pazienza, manca poco comunque a Natale. Poi lo strumento seleziona. Selezionando una parte dell'immagine premendo il tasto canc sulla tastiera o il tasto del, bisogna vedere che tastiera avete. Andiamo a cancellare una parte dell'immagine, appunto, come avete visto. Adesso torniamo un attimo indietro. E, diciamo che lo strumento seleziona ha una funzionalità aggiuntiva che io utilizzo molto, non su questo determinato tools, ma più che altro magari su quello del lazzo. Praticamente io, se seleziono questa parte d'immagine ma voglio eliminare, diciamo, l'angolo in alto a sinistra, l'angolo in alto a destra, un pezzo centrale, invece di star lì a selezionare così, con il tasto canci, selezionare canci, lo seleziono tutto, poi seleziono la terza icona che abbiamo qua in alto a sinistra, vado a togliere dalla selezione la parte di selezione che ho fatto in presenza che non mi interessa, premo il tasto canci e mi inizio la parte. Molto semplicemente. Torniamo indietro. Ok, idem se io faccio una selezione, ammettiamo così, ok, però in più voglio eliminare anche un'altra parte, utilizzando il secondo posso andare a aumentare l'area selezionata, premendo il tasto cancella, mi cancella la parte che ho selezionato. Perfetto, poi invece il primo serve per selezionare la singola parte, cioè se io seleziono questa parte e poi anche questa, la prima, quella che ho fatto in precedenza, scompare. Strumento lazzo, allora abbiamo tre scelte: lazzo a mano libera, lazzo poligonale e lazzo magnetico. Lazzo a mano libera non lo consiglio, perché o avete una mano super ferma, o se no selezionare una determinata parte dell'immagine non è semplice, a meno che non sia come in questo caso, facciamo un esempio, io importo un'immagine che è fatta così e devo selezionare solo la parte di sinistra, parte che in questo caso posso usare la selezione rettangolare, però con lo strumento lazzo a mano libera seleziono questa parte e poi la vado a cancellare, molto semplicemente. Vabbè, se voi non vedete, per tornare indietro io uso tutte le scorciatoie sulla tastiera, comunque per annullare è CTRL-Z, CTRL-Alt-Z invece, continuando a premere Z, torno indietro di uno step alla volta fino al punto in cui volevo tornare. Poi lo strumento poligonale, praticamente mi permette di selezionare una parte dell'immagine, ammettiamo io voglio togliere dall'immagine... questa parte qua centrale rossa, la voglio tagliarla e spostarla fuori. Seleziono, adesso vado molto accuratamente questa parte. Non si deve fare con questo strumento, però mettiamo che a me va bene così. Modifica, taglia, modifica, incolla, mi crea un nuovo livello. La parte selezionata e posso spostarla con lo strumento sposta dove va. Perfetto, andiamo indietro, ok. Dice lo strumento magnetico, molto più utile, mettiamo adesso la dimensione al 100%, mettiamo. Io con lo strumento magnetico praticamente, vedete, che crea dei punti fermi e praticamente segue quella che è il bordo della parte rossa, diciamo. Vedete, io basta che trascino il mouse e lui mi seleziona la parte dove riconosce, diciamo, il colore all'incirca. Io me la spiego così. Una volta selezionato, possiamo sempre fare taglia e poi eccetera eccetera. Incolla.
Anche qua abbiamo lo strumento per aggiungere la selezione, un'altra parte selezionata che selezioneremo adesso. Qua andiamo a toglierla e con questa qua andiamo ad annullare la selezione per una selezione successiva. Perfetto. E, il campo sfuma è importantissimo se vi interessa creare render. Cosa sono i render? Render sono, io prendo un'immagine con all'interno un personaggio, mettiamo di Call of Duty, e voglio andare a togliere tutto il contorno e tenere nell'area trasparente, l'area di lavoro trasparente, questi quadratini grigi e bianchi, solo questo personaggio, diciamo, no? Quindi cos'è che facciamo? Se io metto sfuma a 1%, di solito si utilizza, potete utilizzarlo anche 2, però tenete conto che più andate avanti, più i bordi, diciamo, verranno sfumati, quindi l'immagine resterà più trasparente andando verso il centro. Io seleziono adesso, lo sto selezionando molto così alla buona, questa parte di lavoro. Una volta selezionata, voglio mantenere solo quest'area, farò tasto destro, seleziono inverso. Selezionando inverso, premo del o cance, e praticamente sono andato a cancellare la parte esterna. Come potete vedere, adesso faccio uno zoom al 200%, questa parte, la parte esterna, è leggermente sfumata. Naturalmente se io aumento, adesso seleziono, aumento la sfumatura del pixel a 3, mettiamo, seleziono questa parte e faccio tasto destro, seleziono inverso, cancella, la sfumatura sarà più evidente, come potete vedere. Adesso lo portiamo al 100% la lunghezza e annulliamo tutto fino a tornare alla nostra immagine iniziale. Perfetto. Strumento penna magica. Strumento penna magica. Questa parte nera non mi piace, ci clicco sopra, me la seleziona, del e la elimino. Molto semplicemente. Naturalmente su immagini con delle sfumature è più difficile utilizzarla la bacchetta magica. Su delle immagini con colori proprio ben definiti è molto più semplice. Tanto per capirci, nascondiamo un attimo questo livello, prendiamo uno strumento rettangolo, facciamo colore blu, ok, questa parte, dentro ci facciamo un quadrato bianco, vi sto riproponendo quello che avevo indicato nella prima puntata, avevo fatto come esempio nella prima puntata. Adesso uniamo i due livelli in modo da avere un'immagine unica, come potete vedere se la nascondo via, se la torna. Per unire i due livelli o fate tasto destro, seleziono i due livelli, fate tasto destro, unisci i livelli, oppure potete fare selezionarli tutti e due e poi premere CTRL E. Con la bacchetta magica, se io premo sul bianco, mi seleziona tutta la parte bianca, premendo D, molto semplice. Eliminiamo questo livello che non ci interessa, torniamo alla nostra texture. Strumento contagocce. Ok, io voglio mettere una scritta sopra a questa parte di immagine, in modo che si veda solo la parte finale. Come posso fare? Allora, innanzitutto vado a campionare questo colore, cliccandoci sopra, come potete vedere qua ha campionato quel determinato colore. Se clicco qua, in base a dove clicco lui mi campiona il colore, quindi abbiamo detto questo. Vabbè, selezionerò il testo, ci mette 4 giorni e mezzo, ok, ha già fatto. Mettiamo, non so, uno molto semplice, e anche questo qua va bene. Io clicco qua, adesso che 47 è troppo, facciamo 24, scrivo per esempio Photoshop, cliccando col tasto sposta possiamo sempre spostarlo, come vedere. Adesso facciamo, selezioniamo l'immagine, clicchiamo qua in alto a sinistra, scusate, qua in centro in alto a destra, non so perché ho detto a sinistra, però stavo pensando probabilmente a dove dover cliccare dopo. Cliccando sul riquadrino che abbiamo campionato in precedenza andiamo a riprendere quel colore. Questo qua è un passaggio in più intermedio, solitamente io scrivo, da in alto cambio il colore e poi clicco direttamente nell'immagine da fuori. Come potete vedere vado a campionare il colore che voglio e già in automatico mi cambia il colore della scritta. Comunque, facendo così diamo l'ok e l'immagine, come potete vedere, la P già si vede un po' di meno, anche se effettivamente qualcosa si vede ancora. Se vogliamo essere ancora più precisi possiamo andare per esempio a duplicare il livello e a rasterizzarlo
i livelli testo per modificarli con degli effetti, bisogna sempre rasterizzarli. In questo caso facciamo rasterizza testo. Togliamo un attimo il primo, sul secondo andiamo su filtro, sfocatura, controllo sfocatura, applichiamo una sfocatura del 3%, diamo l'ok, clicchiamo sopra, già così la P si vede, ma solo perché in primo piano abbiamo messo il livello quello senza la sfocatura. Cosa dobbiamo fare in questo caso? Prendere lo strumento gomma, con una grandezza del 100% proviamo, e andiamo selezionando il livello principale, quello che diciamo si vede meglio, andiamo a eliminare praticamente la P. In questo caso avremo la P sfocata, che è andata a amalgamarsi con l'immagine, infatti adesso non si vede quasi più la P, cioè si intravede se mi avvicino proprio lo schermo così, se no, anzi neanche così, certo non si vede. E sul secondo livello, che è quello più in alto, diciamo, c'è la scritta proprio che si vede bene, quella HOTO, tanto per capirci, che si capisce bene che non è stata appunto sfumata. E niente, posso chiudere qua il video. Era una velocissima spiegazione dei primi tool che possono essere utilizzati appunto in Photoshop. Diciamo che sono quasi tutti i tool principali per andare ad editare correttamente una foto, perché comunque il lazzo magnetico è quello che ti serve per andare a selezionare quella parte di foto che voglio editare, piuttosto che la bacchetta magica o lo strumento selezione, se voglio spostarla, eccetera, eccetera. Naturalmente per spostare una foto, una volta che selezioniamo il livello, possiamo usare anche le freccette della tastiera, non c'è nessun problema. Naturalmente poi ci sono tanti filtri da applicare per rendere ancora più bella una diciamo un'immagine, tipo il background che faccio io, utilizzo una vagonata di texture. Naturalmente non posso prendere tante texture, sovrapporle una all'altra, se viene uno schifo, ma bisogna, diciamo, sovrapporle sì, ma con un determinato criterio, quindi utilizzare i metodi di fusione che abbiamo qua del livello, poi vi spiegherò più avanti cosa sono e cosa servono, e utilizzare tutti i filtri che abbiamo qua, o comunque io ne ho 3 o 4 che utilizzo di solito, e tanti non so nemmeno cosa facciano, comunque li ho provati, non mi piacevano e non li utilizzo mai. Bene, per oggi il video è finito, spero che vi sia utile, anche se vabbè, sono le basi, però se uno vuole iniziare con Photoshop almeno sa dove trovare un video di tutorial base, soprattutto in italiano. Quando riesco a Niente, quando riesco a non incepparmi, parlo correttamente in italiano. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio ancora una volta, nonostante il video di ieri, tutte le mail di richiesta che mi avete mandato. Questo vuol dire che vi fa piacere che io metto a disposizione le mie capacità per aiutarvi, diciamo. E niente, come ieri, bel mi piace, a me fa sempre piacere. Lasciate un bel commento. Magari, come anche avevo detto nella prima puntata, indicatemi quello che preferite che io vi faccia vedere negli episodi successivi. Vi dico già che nel terzo farò la barra, quella che ormai utilizzano tutti in Photoshop, per far vedere come crearla e come poi applicarla in un video. E niente, è tutto. Vi ricordo di iscrivervi alla pagina Facebook. Se volete, seguitemi anche sul mio profilo Instagram. E un saluto, qui da Zanza è tutto, alla prossima, bella!